queste competizioni hanno lo scopo di approfondire la nostra reciproca conoscenza. Chi di voi riuscirà a sconfiggere il mio giovane fratello non solo vincerà questa bandiera di broccato, ma riceverà anche un grosso premio in denaro. Siete tutti invitati a partecipare. Contro uno, eh? Ci preferisci una alla volta? Se sei tanto forte, non dovresti aver paura. Giusto. Avanti. Aspetta! Fratello, hai già avuto la tua parte di vittorie. Lascia che si divertano anche gli altri. Voi tre. Thank you.
adesso! Fermi! Tu hai vinto. Vieni a ritirare il premio che ti spetta. Prendetelo voi il denaro, ne avete più bisogno di me. Ce la faremo mai con Angua. Ma non è detta l'ultima parola. Ma prima tu devi rimetterti. Troveremo il modo di batterlo. Sì, e come? È troppo forte. Usa colpi che io non conosco. Stando così le cose, non ci rimangono che due soluzioni. Prima, andrai in Corea a imparare l'arte coreana di combattere. Fondendo i due sistemi di lotta sarai in grado di misurarti di nuovo con lui e di batterlo. Seconda, potremmo convincerlo offrendogli una grossa somma a entrare nella nostra scuola. Così automaticamente lo avremo dalla nostra parte. E se lui non accetta? Eh? Se lui non accetta... Lo ucciderete. Sì, perché non esiste altra soluzione. Il generale Feng è molto seccato. E non mi meraviglierei se vi facesse chiudere la scuola. Cosa? Il generale ne è stato informato? Certo, e nei minimi particolari. Quindi ti consiglio di provvedere al più presto. Quel ragazzo deve sparire dalla circolazione. In un modo o nell'altro. O sarete voi a sparire per mano del generale. Ma... Stammi a sentire. Io ti ho avvertito, tu fa come credi. Sì, ma avrò bisogno di tempo. Io potrei suggerirti un'idea. Quale? Perché mi hai seguito? Che cosa vuoi da me? Ecco, il signor Chen vorrebbe parlarci. A che proposito? Il mio padrone vorrebbe che tu facessi parte della nostra scuola. Neanche se me lo chiede in ginocchio. Digli che perde il suo tempo. Parlate, cos'è successo? Ecco, io... Zitto! Parla tu. L'abbiamo sorpreso che tentava di violentare quella ragazza. Siamo arrivati appena in tempo. È vero quello che ha detto? No, è tutto falso. Chiedilo a lei. Io...
Io stavo andando laggiù a trovare mio fratello. Mi avevano detto che stava male. Mentre attraversavo la strada, da dietro un cespuglio buca fuori questo mascalzone. Che cosa? Lasciala finire. Poi all'improvviso mi è saltato addosso, mi ha strappato il vestito. Guardate qua. Per mia fortuna, in quel momento sono arrivati loro due. Che vergogna. Come faccio a presentarvi a mio padre adesso? È tutta una sporca trappola. Ma ve la farò pagare. Arrestatelo. Sì, signore. Credi alla sua parola e non alla mia. Arrestateli tutti, su, presto. Forgimi i polsi. Avanti. Allora, hai sentito che cosa ti ha detto? Su, muoviti. Uccidetelo! Adesso? Hai sempre voglia di far tanto lo sbruffone? Coraggio, prova a liberarti. Porci maledetti. Puff.
A terra! Non meritavi di fare questa fine. Sorella, vieni via adesso. Torniamo a casa. Su. Il generale Feng mi ha fatto sapere che è molto soddisfatto del vostro comportamento. Molto soddisfatto. Bene. E ha detto anche che gli uomini a lui fedeli devono essere imbattibili. Giusto, e noi lo siamo. Lo sai che ci stiamo addestrando 10 ore al giorno? Certo, per ordine mio ormai non ci batterà più nessuno. Puoi riferirlo al generale. Ah, non ti preoccupare, sta tranquillo. Adesso basta con questi discorsi. Vediamoci sopra. Ah, no, puoi dire, sì. Ti servo io. Prenditi tutto insieme, eh? Ehi, tu, aspetta. Dimmi un po', come ti chiami? Mi chiamo Xiao Chuan. Oh, carina. Xiao Chuan, accompagna il tenente in camera sua. Sì. Basta, se no va a finire che vi ubriaco. Lo sai, no, ancora uno. No, no. Voglio morire. Addirittura. Andiamo a vedere. Il
più un ragazzino, saprà cavarsela da solo. Su, leviamoci sopra, eh? Ma sì. Vieni. Che ho dovuto ucciderla. Se ne vuoi un'altra, scegli pure. Che ne dici, eh? Da nostro fratello ho imparato la sua arte, ma io non lo posso dimenticare. A una donna non si addice. E che vuoi fare? Devo trovare un uomo deciso al quale insegnare tutti i colpi che a suo tempo ho imparato. Per quanto sarà molto difficile trovare un uomo simile. Eppure sono certa che da qualche parte esiste. E se esiste, noi lo troveremo. Vieni qui, fa un po' vedere. No, vieni, vieni. Buono. Ottimo. Forza, per chi ne vuole ce n'è ancora. No, è un peccato lasciarle a lui. E adesso sparisci, vecchio. Le ragazze decise come te, eh? Ah, è così. Adesso ti insegnerò io. Fermo! Certe cose non si fanno. Una donna non si tocca nemmeno con un fiume. Ma che vuoi? Chi sei? Ma non mi conosci? È molto strano. Sono famosissimo. Mi chiamo Chan Sao. Brutto insolente. Mi meraviglio. Un vero gentiluomo non viene mai alle mani. Ah, questo è da vedersi. Aspetta. Sei sicuro di volerti battere? Certo. Va bene. D'accordo. Amico.
pensieri miei. Tieni. Ti ringrazio. Su, andiamoci. Ehi tu! Seguilo! Amico, che ne diresti di buttare giù un boccone? Bene. Bellissima notizia per te. Ah sì, di che si tratta? Ho trovato l'uomo che stavi cercando. Ero andata un momento giù in paese e stavo tornando a casa quando a un tratto... abbastanza. A quanto pare no. Bene, andiamo fuori. Sì, andiamo fuori. È quello l'uomo? Sì. Ti dicevo, è bravo, no? Oh. Oh. Oh.
li abbiamo suonati, eh? E tu, andiamo. Sì, aspetta. Vorrei parlare con te. Non credo che abbiamo niente da dirci. Ti saluto. Aspetta. Su, avanti, parla. Tu non sei di queste parti. Hai indovinato. Sono un vagabondo e ho girato quasi tutta la Cina. Ma che mestiere fai per vivere? Ecco, nessuno in particolare. Qualcosa devi pur fare se vuoi mangiare. Sì, qualche lavoretto qua e là. Lavori di braccio. E io come lui. Sì, hai una discreta tecnica. Discreta? Io direi qualcosa di più. Trovo solo che non è abbastanza perfezionata. Non abbastanza. Spiegati meglio. Ah, sempre gli stessi colpi. Potrei insegnartene qualcuno molto buono. Tu insegnare a me? Uh-huh. Sei mai stata da un medico? Secondo me questa ragazza ha il cervello fuori posto. Al tuo posto non riderei tanto. Non riusciresti a battermi. Fossi una donna ti spaccherei il muso. Vogliamo fare una scommessa? Senti, amico, tu ti sei battuto molte volte, ma mai con una ragazza. Potrebbe essere una nuova esperienza. Dai, prova, dai. Che scommettiamo? Se tu perdi, io diventerò la tua maestra di karate. Se perdo io... E se perdi tu, dovrai andarci a letto. E piattala, idiota. Se perdi tu, ti togli dai dintorni una volta per tutte. Ci sto. Povero amico mio, ti ha fatto male. Fuori dai piedi. E va bene, hai vinto tu. Che cosa devo fare, padrona? Hai parecchi punti deboli e io te li mostrerò. Inutile che ti agiti, ti muovi come un tacchino. Su, continua.
se non te la senti di continuare, puoi sempre ritirarti. Non vorrei costringerti a fare cose più grandi di te. Non è questione di sentirsela o meno. È che non vedo lo scopo di tutto questo. Dimentichi che hai fatto una scommessa e che hai perso. Comunque continuo a non capire perché ti dai tanto da fare. Dove vuoi arrivare? Sta a sentire. Va a casa e cambiati. Andremo a fare una passeggiata insieme. Beh, non ti va l'idea. Su, muoviti. Dimmi una cosa. Sì. A chi stai pensando? Mi sto chiedendo perché vuoi farmi diventare il campione dei campioni. E non l'hai capito? Ma ti rendi conto che il paese è in mano a militari corrotti e che tutti noi siamo degli schiavi? Quando avrai imparato tutto quello che sapeva mio fratello e saprai usarlo contro i nemici del popolo, solo allora potremo di nuovo vivere in pace. Ma per arrivare a questo dovrai essere il più forte di tutti. Dovrai sacrificarti, imparare quello che gli altri non sanno. Solo così potremo aiutare la rivoluzione e vendicare mio fratello. E va bene, farò come vuoi tu. Spero solo non ci sia molto da aspettare. Chi è? Sono io, San Sao. Come stai? Io bene. Ma tu cosa vuoi a quest'ora? Ci capita così di rado di stare insieme che ho pensato di venire a farti una visita. Che ne diresti se andassimo a bere qualcosa, eh? Mi dispiace, non bevo più. Dai, per una volta puoi fare uno strappo. D'accordo, vediamoci al bar domani pomeriggio. Alla notte. Mangia anche tu. Sai che ti dico? Io non posso lamentarmi. Anche se più di una volta mi è mancata la tua compagnia. Oddio, non è che a quattrini stia meglio di prima. Però di quello che vuoi, ma io sono sempre un uomo libero. Vuoi un consiglio? Trovati una sistemazione, metti da parte qualche soldo e cercati una moglie. Sposarmi? Io? Ma sei matto? Neanche se mi scannano. Vediamoci sopra. Prego, signori, se volete accomodarvi. Non preoccuparti, so io dove mi accomodo. Ah, sì, sì. Laggiù. Puoi bere, eh? Uscirai vivo da qui. Davvero? Allora ordinami la bara. Ah, bravo! Ti credi molto forte, eh? Ma troverai chi ti sistemerà. Non mi dire. E allora non farai più lo spiritoso. Veramente. Idioti. Siete degli idioti! Ma lo sapete sì o no? Che quando il generale ne verrà informato, la nostra scuola verrà chiusa. E tutto per colpa di uno sbarbatello da quattro soldi. Sarà uno sbarbatello, ma picchia come uno stesso. E usa colpi che nessuno di noi è capace di parare. Perché siete un branco di vigliacchi. Ma... Siete dei vigliacchi. Nessuno di noi è in grado di tenergli testa. Ah. Manda a chiamare mio fratello. In questo momento è in Corea, ci vorrà tempo prima che torni. Non importa, solo lui può risolvere la situazione.
Basta così. Ehi, Julien, vieni qui. Senti un po', è più di un anno che manco e mi fai questa bella accoglienza. Volevo solo constatare se avevi migliorato il tuo stile. Hai visto, no? E che cosa hai concluso? Formidabile. Dov'è mio fratello? Nella stanza accanto. Vedo che hai ricevuto il mio messaggio. Sì, infatti sono tornato. Ho portato con me degli amici che possono sempre rendersi utili. Sono cinesi come tutti noi, ma hanno imparato a combattere in Corea. Alla vostra salute, signori. Benvenuti tra noi. Insomma, questo formidabile avversario, dove si nasconde? Voglio proprio vederli, questi suoi colpi segreti. Non saprei dirtelo. Però il modo di scoprirlo c'è. Eh? Ha un amico col quale sta quasi sempre insieme. Si chiama Chan Sao. E lo vedo spesso, in giro per il paese. È un'idea. Tu che ne dici? Che cosa aspettiamo? Sei quasi perfetto. Sorella! Cheng Shao è stato preso dai soldati di Chen. Lo stanno frustando a sangue. Cosa? Dove vai? Resta qui. Chen Shao è il mio migliore amico. Sì, lo so. Ma quelli lo ammazzeranno. Se vuoi salvarlo, devi prima studiare un piano. Non abbiamo tempo. Meglio andare sul sicuro. Sul sicuro? Un accidente. Quelli l'avranno già fatta a pezzi. Vuoi sì o no fare come ti dico io? Che bravo, è venuto in aiuto dell'amico. Idiota, finirai all'altro mondo prima del tempo. D'accordo, mi batterò con te. Ma prima liberai il mio amico. E va bene, te lo concedo. Tu? Sì? Quest'uomo può andare liberamente. Sì, signore. Su, va. Ci vediamo dopo, eh? Allora.
Almeno aspetta. Ci vediamo. Spero tanto che tu sia più in gamba di lui. Sia quel campione che tutti dicono. Ci sono colpi che indubbiamente ancora non conosci. Adesso te li insegnerò tutti. E forse qualcuno non te l'aspetti. Ah, sì, eh? Che cosa ha detto? Lui? Ah, non ha detto niente. È nei guai. Non so proprio come farà a cavarsela. Io so io che cosa farò. Dimmi, che cosa? Se prima dell'alba non sarà ancora ritornato, andrò io da lui. Saresti la sorella del defunto Han Quan? In persona. Mi dispiace per te, ma il suo sostituto non è all'altezza. Penso che tu abbia scelto male. Trovatene un altro. Oltretutto, è anche un po' vigliacco. Non sempre si pesca l'uomo giusto. Ricordatelo, ragazza, tuo fratello non era sostituibile.
Questa bandiera non ti appartiene più ormai. Entro un mese ti farò sapere l'ora e il posto. E chi si batterà? Non ha importanza chi. Davvero? Lo saprai quando sarà il momento. Non puoi proprio dirlo il nome di questo campione. È colui che hai definito un vigliacco. Aspetta! Aspetta. Dove vai? Amico, che c'è? Che ti succede? Voglio andare via di qui. Non resisto più. Ma perché? Perché io ci tengo alla mia pelle. Vuoi dire che hai paura? Diciamo piuttosto che non voglio morire. Se tu imparassi bene tutti i colpi, nessuno potrebbe batterti. Anche tuo fratello era molto bravo, eppure l'hanno ucciso. Confessalo che hai paura. No, non ho paura, solo che voglio vivere. Ma che razza d'uomo sei? Te l'ho detto, uno che vuole vivere. Hanno ragione loro, sei un vigliacco! Meglio che alziamo i tacchi. Forse. Ma che sorpresa. Bang, la furia che uccide. In persona. E allora ti dispiace metterti in ginocchio davanti a me? E perché dovrebbe dispiacermi? Potrei anche farlo. E che cosa aspetti? Che tu me lo ordini. In ginocchio, allora. E incomincia a strisciare. Su, avanti, che aspetti? In ginocchio! Ma che fai? Che fai? Sei impazzito! Fuori dai piedi, tu! Van, alzati! Su! Non alzarti. E incomincia a strisciare. Striscia! Suo amico. Che cosa? Lei ci avrebbe chiesto, ci avrebbe lanciato una sfida, è così? Ma di che cosa ti lamenti? Tu preparali la cassa da morto, a tutto il resto penseremo noi. La cassa da morto? Te la preparo io! Per quanto brava possa essere, ricordati che è sempre una donna. Via, tu. Vedremo che cosa saprà fare. Ma che cosa hai?
Ma perché ti preoccupi tanto? Non ci pensare, via. In due secondi sarà stesa a terra. Su, vedi. D'accordo, ho bevuto, però mi preoccupo lo stesso. Perché lei è una donna. Donne, vecchi e bambini non vanno mai presi tanto alla leggera. Che cosa succede? Dì, che succede se domani dovessimo perdere il confronto? Ma non preoccuparti, in un modo o nell'altro ce la caveremo, vedrai. Oh. Sì, sì, giusto, giusto. Beviamoci su. Sia ben chiaro, soltanto tu sei autorizzata a combattere. Certo. Sorella. Yeah.
sei la sola che mi può tenere testa. Sai che ti dico, perché non ci sposiamo? So quello che vorresti dire, ma risparmiami le insolenze. Carogna! Con le mani in mano. Dove dovrai metterle, secondo te? Vieni con me. Di un po', stai scherzando? No, ho solo finto di essere un vigliacco. Ora quei cani si accorgeranno con chi hanno a che fare. Mi sono allenato giorno e notte e adesso sono pronto ad affrontarli. Magari tutti insieme. Tutti insieme? Sì, non preoccuparti, adesso vedrai. Andiamo, io ho fiducia in lui. Eh? Ah, sì, sì. Cosa sta succedendo? E tu che vuoi? Hai visto che bell'uccellino? Mi prendi in giro? Ah!
capita una volta per tutte. Io no. Che cosa vuoi? Una volta per tutte farlo capire anche a te, ma sarà l'ultima, perché di qui solo uno di noi uscirà vivo. E sarò io. Questo è da vedersi. Sono pronto. Però ci batteremo là sopra. Come vuoi. Di avermi battuto, ti sbagli. No, non mi sbaglio, amico. Tu sei già cadavere ormai. Il generale Feng. Farai bene a cambiare aria o quello te la farà pagare cara. Sì. In questo caso non c'è che una soluzione. Unirsi ai rivoluzionari. Hai ragione. È la soluzione giusta. E io verrò con te. E a me? E che fate? Mi lasciate qui? E io che faccio? Venite con me. Andiamo. Andiamo.